C'è un altro paese in Medio Oriente che sta vivendo momenti di disordine, che è Israele. Ecco, questo paese, come dal punto di vista dei diritti umani, come è messo? Le proteste in corso da ogni sabato, da settimane in Israele ci dicono che ci ribadiscono che la protesta pacifica è uno strumento di cambiamento importante e se questa pessima riforma della giustizia verrà congelata come pare, sarà per merito di queste proteste che hanno interessato quasi la metà della popolazione israeliana. Detto questo, quelle proteste lì trascurano un elemento che invece è fondamentale, e cioè la situazione di vero e proprio apartheid cui lo Stato di Israele sottopone la popolazione palestinese. Il 2022 è stato l'anno più mortale a partire dal 2005 per numero di palestinesi uccisi dalle forze di sicurezza israeliane, oltre 150, il 23 è iniziato in modo persino peggiore. Questo sistema di apartheid significa spossessamento, sradicamento, diniego di diritti fondamentali. Sarebbe importante che le proteste in corso in Israele includessero anche questi elementi, perché fanno proprio parte di quella richiesta di diritti e democrazia che si leva dalle piazze israeliane. L'Italia sta promuovendo un piano, il cosiddetto piano Mattei, per aiutare le popolazioni, i governi del Nord Africa per una loro crescita e per evitare che ci siano nuovi, diciamo, viaggi verso l'Europa. Secondo lei è la strada giusta quello di aiutare e finanziare questi governi per contrastare l'immigrazione? Aiutare e finanziare governi che si trovano in difficoltà è doveroso, però per fare queste cose ci vogliono anni, forse anche più di anni. E nel frattempo cosa facciamo? Quindi, questo del piano di aiuti, di sostegno ai paesi del sud del mondo che propone il governo italiano ha senso solo se accompagnato da misure di breve periodo, di immediato periodo per salvare vite umane in mare. Perché le persone continuano a partire, dalla Tunisia ne partiranno di più, ma non soltanto perché quel paese rasenta il default, ma perché il presidente Saied Kais ha adottato una narrazione razzista che ha prodotto discorso d'odio e anche crimini d'odio nei confronti dei migranti dell'Africa subsahariana, che quindi non hanno scelta se non partire. In altre parole, un piano di aiuti sì, ma non dobbiamo pensare che il lungo periodo possa sostituire il breve periodo. Quindi, significa percorsi legali e sicuri nel breve periodo, corridoi umanitari, fine della criminalizzazione delle ONG che fanno ricerca e soccorso in mare, ritorno anche di asset istituzionali di ricerca e soccorso in mare, come era Mare Nostrum prima che venisse cancellato da parte di un governo italiano che l'aveva introdotto e di un governo italiano successivo che aveva posto fine. E quindi prima le soluzioni immediate e poi pensiamo ai piani di lungo periodo. Il 2022 è stato anche l'anno dei mondiali di calcio in Qatar, un paese comunque dove i diritti umani sono molto limitati. L'Arabia Saudita cerca di poter aprire questo suo paese ad un prossimo mondiale di calcio. È un fattore, possiamo dirlo, negativo comunque. Ma questo accade perché i soldi stanno lì perché il petrolio e il gas stanno lì. E questo produce un doppio effetto, che ci sono i mezzi economici per organizzare grandi eventi, sportivi e non, e ci sono anche tutte le indulgenze necessarie che si acquistano, anzi gratuitamente si prendono in cambio della fornitura di materie energetiche. Bisogna opporsi a questa situazione, altrimenti il rischio è che la situazione dei diritti umani negli stati del Golfo, dal Qatar al Bahrain, agli Emirati, all'Arabia Saudita, continui a peggiorare perché quella parte di mondo lì, anziché essere ricordata e denunciata per le violazioni dei diritti umani, verrà omaggiata per la capacità di organizzare eventi sportivi.